Vivi nascosto, in greco latze biosas. Questa frase di un grande filosofo greco vissuto intorno al 300 a.C., Epicuro, sembra fare riferimento a quello che sta succedendo in queste settimane, i ripetuti e giusti appelli di rimanere il più possibile a casa e di uscire da casa solo se è strettamente necessario. Come ovvio, trattandosi di una frase di circa 2300 anni fa, non fa riferimento all'attualità. Di che cosa si trattava? Si trattava di un aforisma, cioè di una breve frase di carattere generale, una sorta di massima morale valida per tutte le persone, una proposta di insegnamento, uno stile di vita proposto da un filosofo. Chi era questo Epicuro? Epicuro è stato uno dei tre o quattro più importanti filosofi dell'età dell'ellenismo. La sua data di nascita e la sua data di morte la vedete sopra la mia testa. Epicuro è il caposcuola, è il fondatore della scuola filosofica che da lui prende il nome, l'epicureismo. Che cosa insegnava Epicuro? Insegnava, io direi, fondamentalmente due cose. Lui è stato uno dei primi materialisti della storia. Lui era convinto che l'universo, che il mondo nel quale noi viviamo, fosse costituito da tante piccole particelle, che lui chiamava atomi, i quali si muovono all'interno del vuoto. Come a dire, tutto il mondo che ci circonda è dato dall'insieme dei due elementi, gli atomi e il vuoto. Quando gli atomi si avvicinano fra di loro, si combinano, si intrecciano, danno origine a tutto ciò che ci circonda, a tutte le forme di vita e a tutti gli oggetti della realtà. Quando invece gli atomi si allontanano, si distanziano, si separano l'uno dall'altro, avviene quello che noi chiamiamo morte, distruzione, la fine della vita e la fine degli oggetti che ci circondano. Era in sostanza, come dicevo prima, un materialista. Il secondo punto fondamentale del suo insegnamento riguardava invece lo stile di vita delle singole persone. Il suo suggerimento era quello di occuparsi della propria coscienza, della propria anima, per così dire, della propria cultura, badando poco o addirittura trascurando completamente attività che riguardano la collettività, l'insieme, come, ad esempio, tra tutte, la politica. Sentite quest'altra sua affermazione. Lui in un suo frammento dice così: bisogna liberarsi dal carcere degli affari e della politica. Detto in termini di oggi, lasciamo stare sia l'economia, gli affari, sia la politica. È come dire, ritiriamoci nel nostro guscio, da cui l'insegnamento da cui siamo partiti. In greco lo dice con due sole parole: latse biosas. Proviamo a tradurlo in italiano, anche noi con due sole parole, vivi nascosto. Una traduzione però forse più corretta, più articolata di questa frase è la seguente: nessuno si accorga del fatto che tu sei vissuto, vivi nell'ombra in sostanza. Pensate come avrebbe reagito, ad esempio, un Achille, un Agamennone, un grande eroe dell'Iliade, se avessimo detto loro una frase di questo tipo. Si sarebbero messi le mani nei capelli, probabilmente, ma come? L'eroismo, la gloria, la fama sono i valori più importanti dell'esistenza. Bisogna lottare, combattere per lasciare un segno nella storia, avrebbe detto Achille. E questo filosofo si permette di dirci: vivi nascosto, bada a fare in modo che nessuno si accorga di te. Sarebbe stata vista come un'eresia. Pensate anche all'altra affermazione che vi ho appena letto e che vi ripeto: bisogna liberarsi dal carcere degli affari e della politica. La stessa reazione di mettersi le mani nei capelli probabilmente avrebbe avuto un qualunque grande uomo politico ateniese dell'età classica. Pensate a un Temistocle, pensate a un Pericle, pensate a tutti coloro che erano sostenitori della democrazia e della partecipazione attiva di ogni cittadino alla vita della propria polis. Detto diversamente, un'affermazione di questo tipo, vivi nascosto, sarebbe stata incomprensibile o nella fase arcaica o soprattutto nella fase classica della storia dei greci. Però, come sapete, abbiamo iniziato a parlarne nelle scorse lezioni, siamo arrivati ad una pagina nuova della storia greca, l'età ellenistica, l'ellenismo. Guardate le date.
Lui fa questa affermazione più o meno intorno al 300 a.C., quando il mondo è completamente cambiato. Riguardiamo un attimo, con l'aiuto di questa immagine, che ora vi faccio comparire, come era fatto il mondo negli anni di Epicuro e poi dei suoi successori, per così dire. È il mondo dei grandi, dei giganteschi regni ellenistici. Non si parla più di singole polis molto piccole con un territorio minuscolo, si parla di grandi regni. Ripassiamoli un secondo, che male non farà. Riconosciamoli con i colori sulla cartina da sinistra verso destra. Colorato di verde, il regno di Macedonia. Colorato di arancione, il regno di Pergamo. Colorato di azzurro, il grande regno d'Egitto, dei Tolemei. Colorato di giallo, il grande regno dei Seleucidi, o più semplicemente della Siria. Colorato di viola, sulla destra, il regno dei Parti. E infine, colorato di arancione, all'estrema destra dell'immagine che state vedendo, il regno, o lo stato, se preferite, greco-battriano. Come vedete, è un mondo completamente diverso da quello delle polis. È un mondo di grandi, di gigantesche realtà statuali. Immaginatevi come si dovesse sentire un singolo cittadino, anzi dovrei dire un singolo suddito, perché ormai ci sono delle monarchie, a vivere all'interno di realtà più grandi di lui come queste. Si sarà sentito inutile, il suo intervento in politica non sarebbe stato ascoltato, perché ormai erano i grandi sovrani a comandare. Quindi, partendo da questa piccola frase di Epicuro, si capisce come in età ellenistica sia nato un mondo completamente diverso. Vi propongo questa mattina, ragazzi, alcune considerazioni che corrispondono, grosso modo, in maniera un po' libera, come sempre, a quello che sul vostro libro trovate dalla fine di pagina 243 a poche righe dalla fine di pagina 245 e che vi invito a studiare con attenzione nei prossimi giorni. Poi con il prossimo video concluderemo il capitolo sull'età ellenistica. Questa mattina, a partire da quello che abbiamo già appena detto, raccontiamo alcune cose su tre aspetti dell'età ellenistica: la filosofia, e fra un attimo completeremo il discorso, la religione e la società. Per quanto riguarda la filosofia, una caratteristica di questo periodo è la diffusione di tre o quattro grandi scuole filosofiche che vengono proprio chiamate scuole ellenistiche di filosofia. Una, e a questo punto ne abbiamo già parlato, è l'epicureismo. Mi sembra quella forse più significativa. Un'altra, sicuramente degna di attenzione, è la scuola filosofica detta stoicismo. Il suo fondatore, Zenone, vive, anno più anno meno, nella stessa età di Epicuro. In che cosa consiste il suo insegnamento? Direi anche qui di mettere in rilievo un paio di punti interessanti. Innanzitutto, a differenza di quello che afferma Epicuro, Zenone sostiene che l'universo nel quale viviamo abbia un senso, abbia un ordine, abbia una razionalità di carattere generale. Lui utilizza spesso la parola logos. La parola probabilmente non vi è nuova, l'avrete sentita nominare magari trattando argomenti di epica nei mesi scorsi. La parola logos in greco è una parola complessa, può avere contemporaneamente tanti significati. Può significare innanzitutto la parola, può significare il pensiero, può indicare la razionalità delle cose. Quando utilizza questa parola, l'inventore della filosofia stoica la scrive con l'iniziale maiuscola, per così dire. Che cos'è il logos? Si tratta della ragione universale che tiene insieme l'universo. Viviamo dunque in un universo dotato di senso e che cosa deve fare ognuno di noi? Deve diventare saggio, sapiente, deve farsi filosofo, riconoscendo il fatto che il mondo nel quale vive non è puro caos, come diceva Epicuro, ma è un mondo razionale e ordinato. Che cosa può fare ognuno di noi all'interno di questo mondo? Si può occupare, ad esempio, se vuole farlo, di politica, ma come capite, in questo mondo dei regni ellenistici diventa estremamente difficile farlo, tanto c'è già uno che comanda a nome degli altri, cioè il sovrano. Quindi anche in questo caso, come già nel caso di Epicuro, l'insegnamento fondamentale della filosofia è quello di occuparsi di se stessi, della propria edificazione morale, della costruzione della conoscenza, della cultura e del bene individuale. Come a dire, possiamo essere felici insieme agli altri, ma dobbiamo innanzitutto imparare a essere felici da soli, per noi stessi e da noi stessi.
Nella stessa età ellenistica è presente almeno anche una terza significativa scuola di pensiero filosofica, che è quella che porta il nome di cinismo. Se voi ci pensate, in italiano ogni tanto ci capita di utilizzare l'aggettivo cinico. Solitamente lo utilizziamo in riferimento al comportamento non positivo di una persona. Se qualcuno di noi, speriamo di no, in questi giorni facesse un'affermazione di questo tipo, ma l'importante è che stia bene io e che io non venga contagiato dal coronavirus, poi quello che succede agli altri, tutto sommato, non mi interessa. Se qualcuno facesse un ragionamento di questa natura, sicuramente lo potremmo bollare come atteggiamento cinico, irrispettoso, evidentemente, nei confronti dei diritti degli altri. In realtà l'aggettivo cinico, la parola cinismo, deriva proprio da una scuola di pensiero filosofica dell'età ellenistica, che nulla a che fare con il cinismo come lo intendiamo oggi. Letteralmente il termine nasce come già dispregiativo, da un termine greco che voleva dire cane. Era il soprannome che i loro oppositori, evidentemente, davano agli esponenti di questa scuola filosofica, la quale proponeva che cosa? Uno stile di vita spartano, semplice, disincantato, da cui il significato attuale del termine cinismo, e più a contatto con la natura. Uno stile di vita semplice, basilare, elementare, per così dire, non finto, artefatto o troppo lussuoso. Il caposcuola di questa scuola filosofica si chiamava Diogene, soprannominato proprio Diogene il Cinico. È un contemporaneo di Alessandro Magno e sulla sua vita sono stati raccontati tantissimi aneddoti che ci fanno capire il nucleo del suo pensiero. Ve ne propongo un paio, uno forse più conosciuto, uno leggermente meno. Partiamo da quello più famoso. Un giorno il grande Alessandro Magno, l'imperatore del mondo, attratto da quello che aveva sentito raccontare di questo grande filosofo, Diogene, decide di andare a trovarlo a casa sua in prima persona. Immaginate la scena, visualizzate da un attimo il grande re Alessandro Magno che si scomoda per andare a trovare a casa sua un filosofo, dall'altro il filosofo stesso, Diogene, il quale che cosa stava facendo nel momento in cui riceve questa grande visita a casa sua? Era fuori casa, possiamo immaginare che fosse una bella giornata di sole, e si stava godendo la bella giornata, si stava riposando all'aria aperta e si stava per così dire abbronzando. Arriva di fronte a lui il re del mondo, Alessandro Magno, il quale lo sveglia, lui probabilmente stava riposando, addormentato al sole, scusate, e gli propone questa affermazione. Caro Diogene, sei un grande filosofo, io ti ammiro come persona, ti do questa possibilità, chiedimi tutto ciò che desideri, ti lascio un desiderio completamente libero da esaudire, chiedimi quello che vuoi e io sicuramente ti accontenterò. Pare che la risposta del filosofo sia stata semplicemente questa. Grande Alessandro Magno, ti chiedo soltanto un'unica cosa. Togliti da davanti a me, spostati di qualche metro, perché mi stai facendo ombra. Dall'idea dell'atteggiamento irriverente, scanzonato di questi filosofi, i quali erano completamente disinteressati alla politica e facevano anche loro, per così dire, vita nascosta. Un secondo aneddoto relativo alla semplicità del filosofo Diogene. Si racconta che avesse già buttato via tutti gli oggetti che utilizzava nella vita quotidiana proprio per condurre uno stile di vita semplice, elementare, a contatto con la natura. Aveva conservato un unico oggetto, cioè una piccola ciotola, un piccolo recipiente che gli serviva per bere, per attingere l'acqua dalle sorgenti, dalle fontane. Un giorno si avvicina ad una sorgente e vede un bambino che fa semplicemente questo gesto. Cioè raccoglie un po' d'acqua nel cavo delle mani, le porta alla bocca e poi si disseta. E dice: questo bambino è un filosofo più grande di me. Ha capito che si può vivere ancora con meno mezzi. E a quel punto butta via l'ultimo oggetto che gli era rimasto, cioè la ciotola. Se noi ci fermiamo un attimo, ragazzi, e proviamo a mettere assieme una riflessione su queste tre scuole filosofiche di cui abbiamo parlato, le ripeto, l'epicureismo, lo stoicismo e il cinismo, notiamo, credo, due cose. Che questi tre grandi pensatori dicono cose piuttosto diverse fra di loro, come normale che sia, ma un tratto, una caratteristica in comune ce l'hanno. Sono, ognuno a modo proprio, evidentemente, degli individualisti. Cioè pongono al centro della riflessione filosofica l'individuo, la singola persona,
e non la collettività. Cambiamo per un istante discorso. Dalla filosofia passiamo molto più rapidamente, come vedrete, alla religione. Quando noi pensiamo alla cultura greca, arcaica e classica, parlando di religione ci viene immediatamente in mente il politeismo. Ad ognuno di voi magari verrà in mente una divinità diversa. Potrebbe essere Zeus, potrebbe essere Atena, potrebbe essere Ares, eccetera, eccetera. Ma sappiamo che la religione classica dei greci era un ricchissimo politeismo. La conferma sta nel fatto che leggendo anche soltanto l'Iliade o l'Odissea troviamo continuamente divinità diverse. Attenzione, non sto dicendo che in età ellenistica questo tipo di religione scompaia, al contrario, ma si affiancano ad essa, per così dire, nuovi culti religiosi. Se voi guardate sul vostro libro al fondo di pagina 244, noterete almeno tre nomi diversi, che sono quello del dio Mitra, di Serapide e di Asclepio. Non starò adesso a dilungarmi, non servirebbe farlo, sulle caratteristiche di ogni singola divinità, ma faccio notare una cosa, che nascono per così dire dei culti privati più raccolti, concentrati sulla figura di singole divinità. Ad esempio, il dio Mitra diventerà il dio di riferimento dell'esercito. Attenzione, non vuole essere un banale gioco di parole. Mitra, evidentemente, era una divinità di origine addirittura orientale, neanche greca. E il suo nome non c'entra niente col nome dell'arma che si utilizza adesso. Il punto da ricordare è questo. Anche qui passiamo dal politeismo, dal molto, dal tanto per così dire, a prime forme monoteistiche. Il fedele rivolge la propria attenzione a una singola divinità. E che cosa avevano in comune le divinità che ho appena citato? Che erano anche loro particolarmente interessate all'individuo, alla salvezza dell'anima del singolo fedele. Vedete che dunque la filosofia da un lato e la religione dall'altro, nei secoli dell'età ellenistica, hanno qualcosa in comune. Sia i filosofi sia gli uomini di fede cercano di rivolgersi, per così dire, all'attenzione non delle collettività, degli insiemi, dei gruppi, delle polis, come dicevamo prima, ma delle singole persone. Perché? E siamo arrivati al terzo e ultimo punto della spiegazione per poterlo spiegare. Perché la società in età ellenistica è una società completamente diversa da quella dell'età arcaica e da quella dell'età classica della storia greca. Potremmo raffigurarla, come spesso si fa, la società di quest'epoca, con una sorta di struttura piramidale. Chi c'è al vertice della società di uno qualunque dei regni ellenistici? Non importa se stiamo parlando dell'Egitto, di Pergamo, della Siria o della Macedonia. C'è sempre una singola persona, un monarca dotato di poteri pressoché assoluti, che fa il bello e il cattivo tempo nella politica del suo regno, del regno sul quale regna e governa. Sotto di lui, al secondo posto, c'è quella che genericamente potremmo chiamare la corte, un insieme di persone che hanno il ruolo di collaboratori del sovrano. Potrebbero essere i suoi ministri, i suoi funzionari, gli alti dignitari del regno. E chi sono queste persone? Sono un nucleo ristretto di persone di cultura greca, magari anche proprio di origine greca nel senso letterale del termine, che lo aiutano nella difficile arte di regnare. La classe sociale inferiore è quella rappresentata dai grandi esponenti del mondo economico, per così dire. Pensate ai grandi commercianti, ai grandi imprenditori che spostano merci da un capo all'altro del mondo. Ripensate alla cartina che avete visto qualche minuto fa. C'è poi una classe sociale, per così dire, intermedia, che è quella che potremmo chiamare, con un termine ovviamente anacronistico, la piccola borghesia. Possiamo pensare ai piccoli imprenditori, ai commercianti che lavorano nei mercati delle grandi città del mondo ellenistico e poi scendendo ancora verso le classi sociali più basse, troveremo ovviamente un ampio numero di persone che fanno parte o del mondo contadino, magari piccoli proprietari terrieri, e infine, e sono sempre purtroppo molto numerosi nel mondo antico, gli schiavi. Quindi, ridisegnando per un attimo questa piramide senza commenti, troviamo in alto il monarca, il sovrano, a un livello leggermente più basso la sua corte, i suoi collaboratori, poi i grandi mercanti e commercianti a livello internazionale, poi i piccoli mercanti e gli imprenditori locali, ed infine i contadini e, come ovvio, sempre nell'antichità, ahimè, per ultimi gli schiavi.
È una società articolata, complessa, con una forte stratificazione, ma si nota un elemento fondamentale. Se all'epoca qualcuno avesse voluto fare politica, nel senso pieno del termine, pensate a quello che accadeva nella democrazia ateniese del V e del IV secolo a.C., per esempio, ciò sarebbe stato per lui impossibile. Di politica si occupava, non dico una persona sola, il sovrano, ma un numero ristrettissimo di persone che sono la corte. Pensate a quello che ha detto Epicuro all'inizio della lezione. Vi ripropongo la frase. La frase diceva letteralmente così: bisogna liberarsi dal carcere degli affari e della politica. Sembra una frase anche un po' autoconsolatoria. In realtà, in quest'epoca, occuparsi di politica sarebbe stato o impossibile o completamente inutile. Si tratta di regni giganteschi, sono nelle mani di una o comunque di pochissime persone, la politica di fatto non esiste più, è diventata monopolio di pochi. Tanto vale, quindi, a questo punto, vivere nascosti, coltivare, per così dire, in senso metaforico, il proprio orticello. Trascurare completamente la politica, la società, ciò che riguarda le grandi masse di persone e coltivare l'unica cosa che è realmente nelle nostre mani, cioè noi stessi, la propria cultura, la propria formazione e la propria salvezza, la salvezza della propria anima, nel caso non si sia atei, ma fedeli di qualche religione. Grazie ragazzi, ripeto. Vi chiedo di studiare con attenzione queste due pagine sul libro, di fatto sono le pagine 244-245, e ci risentiamo fra qualche giorno per la prossima lezione che, come vi dicevo, concluderà le nostre considerazioni sull'età dell'ellenismo. Una buona giornata a tutti!